Ciao a tutti, bentornati su Canale Droga in questo nuovo video. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale. Come state, amore del zio? Nel caso in cui voi foste curiosi e vogliate saperlo, continuo a condurre la mia vita in mezzo ai casi umani, ma è una gioia e la povertà. Adoro la mia vita! Ma come vi dicevo, bentornati o benvenuti a tutti quelli che ancora non sono iscritti a questo canale. A tutti quelli sono costretto a ricordare che se ancora non sono iscritti al mio canale, sono solamente dei poracci. Poracci! Poracci, poracci! Poracci, poracci! Poracci, poracci! Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e andatevi a seguire su Instagram. Perché cosa buona è giusta? No! Oggi siamo qui riuniti nella casa del signore per, guarda caso, strano ma neanche troppo, fare non solo una sfida 24 ore, ma guarda un po' sul cibo. Ma che strano, zio Kevin che va in palestra e comunque butti i soldi nel cibo. Ah! E ho scoperto altra essere la mia unica e principale fonte di povertà. E io spendo tutti i miei soldi in cibo. E manco poco. Questo video l'ha fatto Chiara Facchetti tipo questa estate, tipo a giugno, a luglio, non mi ricordo. E mi è capitato sotto mano e ho detto no vabbè, molto interessante, voglio provare a farlo. Perché sembra scontato ma in realtà non lo è. Perché oggi appunto mi sfiderò a mangiare per 24 ore un solo prodotto da ogni fast food di Roma. E appunto devo mangiare un solo prodotto. E se ci pensate, a volte prendiamo dei menù interi. Questa sfida fa capire a quanto convenga prendere un menù rispetto a quanto conviene prendere un solo prodotto e quanto in realtà sazi un menù intero rispetto a un singolo prodotto. Un singolo prodotto che potrebbe essere un panino, una patatina, una cosa dolce, una sola cosa. Quindi a me se è concesso che io prenda un menù, perché mi conviene a livello monetario, posso mangiare tutto, ma solamente una cosa del menù. Quindi oggi mi sfiderò a fare questa cosa e vi lascio qui sotto nel link il video di Chiara di riferimento. Ma un'altra cosa molto importante, oggi abbiamo uno sponsor, perché lo sponsor di questo video è Daniel Wellington. Non so se lo sapete, su Instagram ve l'ho già fatto vedere però. Il nostro carissimo e amatissimo Daniel Wellington, bam, ha creato un nuovo orologio che si chiama Iconic Link. Adesso magari ve lo faccio vedere meglio. Questo è l'orologio in tutta la sua stupenda eleganza. È veramente, raga, bellissimo. Sicuramente ormai è diventato il mio preferito. Niente, raga, non ha veramente quali. Questo orologio appunto si chiama Iconic Link ed è proprio l'ultimo arrivato in casa Daniel Wellington. È bellissimo, ci sono in diverse colorazioni. L'ho preso così perché mi piaceva di più, mi dava più senso di elegante, di chic, perché ovviamente sto indossando molto di più l'argento rispetto all'oro. C'era anche oro con il quadrante nero, che, raga, è pazzesco. È un orologio unisex, quindi per tutti. Non c'è il modello uomo, non c'è il modello donna. Ha solamente tre dimensioni diverse. Quindi il quadrante è da 28, 32 o 36 mm. Calcolate che io ho quello da 36 mm ed è quello più grande ed è la misura perfetta per il mio polso, che in realtà per essere un polso da uomo è anche abbastanza piccolo. Ma vabbè, io non me ne faccio mai manco una. Comunque trovate qui sotto nell'info box il link diretto per acquistarlo. E se usate al checkout il codice sconto RUIZ15 avete anche il 15% di sconto su tutto il sito. Non solo applicabile sul sito web, ma anche in tutti quanti gli store fisici. Ed è sempre attivo, sempre e per sempre. E qualsiasi cosa, se volete anche vedere gli altri modelli, come stanno su donna, come stanno su uomo, anche gli altri colori e le altre grandezze, trovate tutto qui sotto nell'info box. Ma detto questo, io direi di partire con questo video. I made up my mind and I think you know it. Oh, vabbè, si sono fatte le 9:13 e io inizio già ad accusare la fame perché sono sveglio già da un po' e devo uscire perché devo andare a fare colazione. E per fare colazione ho pensato di farla da McDonald's, anche perché tipo non potrei ordinare niente in casa perché tipo tutto chiuso sulle app Glovo, Deliveroo, eccetera eccetera, almeno di fast. Quindi la cosa più veloce da fare è andare direttamente in store. Sarò in un centro commerciale, quindi molto probabilmente mangerò lì. Base a quello che c'è di fast food sceglierò cosa prendere. Quindi raga, niente, io direi semplicemente di andare, di iniziare questa nuova challenge e vediamo insieme come va. Ok, sono al centro commerciale e dobbiamo appunto andare a fare colazione e devo andare a prendere questo primo prodotto della giornata. La sfida, visto che devo prendere un solo prodotto, è prendere una cosa che mi riempa abbastanza per arrivare a pranzo. Altrimenti prima di pranzo dovrò prendermi qualcos'altro. Potrebbe essere più costoso di quello che penso, perché avendo visto il video di Chiara, Chiara per esempio ha detto che ha speso molto più di quello che pensava prendendo un solo prodotto per fast food. Quindi niente, adesso andiamo a cercare il Mac e vediamo che succede. Siamo arrivati in santa sede. E raga, c'è molta più gente di quella che pensavo, vi dirò la verità. Raga, io non so nemmeno cosa prendere. Cioè, da una parte mi andrebbe un botto di prendermi del donuts, però forse mi prendo forse questo qua, che è un croissant integrale con i frutti di bosco. Questa è la colazione da me scelta. Ho preso un cappuccino perché, raga, senza caffeine va davanti. Stamattina ho preso solo un caffè. E questo qua è il croissant integrale ai frutti di bosco. No vabbè raga, è freddo, vogliamo dire, però è buonissimo. Questa è l'opzione forse migliore, che in realtà con tutto il burro che c'è dentro. Da già il fatto che è integrale, sto cercando di prendere tipo delle cose dei fast food che quantomeno non siano così tanto gravi per una dieta.
zitte mentre mi mangio il cornetto. Comunque, non so se per pranzo, dipenderà anche da quello che mi va. Dipende. Però penso di non tornare al McDonald's. Penso piuttosto di provare a prendere qualcosa al KFC. Tra l'altro, dovrei anche andare in palestra oggi, quindi, ripensando un po', dovrei poter bruciare tutto quello che prendo nell'arco di una della giornata, anche se andrò in palestra oggi pomeriggio. E quindi probabilmente brucerò tutto e poi lo riprenderò con la cena. Fantastico, meraviglioso. Come buttare i soldi? Un semplice video. Infatti c'è la coerenza fatta persona che mangio a scala fascia e poi vado in palestra. Vabbè, però ce sto a provare. Il mio cornetto prefe della vita penso sia integrale ai cereali con il miele. Cioè quello che mi piace di più ed è quello che mi sento meno in colpa a mangiare, ovviamente. Tra l'altro stavo anche a morire di fame perché non ho fatto colazione prima di uscire di casa e di solito faccio delle colazioni molto sostanziose proprio per non arrivare a pranzo con la fame. Con questo non so quanto durerò, anche perché sono le... Ah, ragazzi, andando scherzando, se ho fatte le 10:20, ecco la prova incomputabile di ciò. Insomma, raga, ovviamente c'è pure chi dice che si deve mangiare entro 40 minuti dal risveglio. Non so perché, secondo quale legge naturale, direi che l'ho abbastanza superato questi 40 minuti. Detto questo, io adesso finisco il mio cornetto e bevo un po' del mio cappuccino e poi ci ragioniamo dopo, che sia per pranzo o che sia per spunti prima di pranzo. Ok raga, noi siamo ancora dentro al centro commerciale, si sono fatte le 12:41 e sto morendo di fame, quindi direi che è decisamente arrivata l'ora di andare a prenderci qualcosa da mangiare e questa volta andremo da KFC. Lo vedo, sto arrivando da te. Sono da KFC e io non so cosa prendere. Questo è il menu. Io penso di prendere una di queste cose qua: Tender Crispy o il Tender's Original Recipe. Una delle due cose. Magari preferisco fare uno spuntino dopo con qualcosa tipo a casa preso dal McDonald's. Quindi non prenderei un bucket da solo. Al massimo prenderei un panino. Non lo so, mo vedo, sono un po' momentaneamente indeciso. Una domanda: per il Tender's Original Recipe o il Tender Crispy, c'è la possibilità di prenderle in combo con una Coca-Cola, cioè tipo un menu? Sì. C'è il menù e con la patatina e la bevanda. A me in casa delle dotte le patatine, mangio solamente quelli. Però tipo, sono indeciso tra il Tender's Original Recipe e il Tender's Crispy. Allora, la differenza è che il Tender Crispy ha la panatura croccante. Ok. Mentre il Tender's Original, la panatura è leggermente speziata. No, dammi l'Original Recipe allora. Ok. Con Pepsi come bevanda. A me tanto posso riempirla io quella, no? Sì, le patatine le vuoi medie o grandi? No, dammi le medie. Ok. A portar via. Ok, vuoi aggiungerne due pezzi a 1,50€? No. Ok, vuoi delle salse? No, col pollo no. Ok. Va bene così. Bene raga, eccoci qui riuniti. Si è fatta pure una certa perché abbiamo fatto altri giri prima di venire in macchina. Sono le 13:19. Ho preso il menù. Il menù con i polletti, perché volevo anche la bevanda. Che ho preso questi qua che sono tipo i miei prefe, che è tipo pollo fritto con la panatura leggermente speziata perché c'è tipo il pepe. Che sono questi qua. Con un uomo, un altro caso umano, cara cugina, zio Kevin, l'investigatore di casi umani, lo scoprirà presto. E infatti Ta.
giuro avrei voluto prendere anche gli altri. Cioè questa cosa di prendere solamente un prodotto proprio di numero non è facile come... Cioè tipo non, io nel menù non posso mangiare le patatine per esempio. Mangio io. Ma figurati, non vedeva l'ora. Che comunque, se devo essere onesto, per la mia dieta, il problema di questo è solamente la panatura e il fatto che è fritto, che alla fine è pollo. Io devo mangiare tanto pollo per la mia dieta perché è super proteico. Mi giuro, è pazzesco. E mi sta riempiendo più di quello che pensavo. Se ce n'era un altro due, era top. Però questo è l'ultimo, ahimè. E... non so se devo mangiare qualcos'altro. Perché forse che cosa potrei mangiare? Se le 5 e mezza vorrei andare in palestra. Quindi io farei un ordine verso le 3, capito? No. Sì, raga. È tutto finito qua dentro. Magari dovuto anche alla Pepsi. Sto bene, non... cioè mi si è molto calmata la fame, capito? Però secondo me tra tipo 2 o 3 ore c'ho fame di nuovo. Beh, raga, per questo... pranzo, perché sì, praticamente è stato un pranzo, è tutto. Io penso che ci rivediamo. Non sono sicuro ancora che mangerò qualcosa, perché mettiamo caso che se io adesso arrivo a casa e mi metto a dormire, mi conosco, poi vado in palestra e mangio direttamente per cena. Quindi, beh, comunque a dopo. Ok, buonasera a tutti, sono appena tornato a casa perché sono stato in palestra. Sì, giustamente questo controsenso tra quello che mi sto a mangiare oggi e quello che vado a... vabbè, se siamo capiti, a buon intenditore in poche parole, dai. E visto che non è bastato quello che già mi sono mangiato, sono andato in palestra per bruciare quello prima, ma mo mo ripiacca la cena. Stavo pensando a cosa prendermi per cena, appunto. E si sono fatte le 19 e 16. E visto che solitamente gli ordini per arrivare ci mettono almeno mezz'ora, 40 minuti, a volte anche un'ora, ho pensato di ordinare subito perché io dopo la palestra devo mangiare perché il muscolo va nutrito. Insomma, io vado nutrito. E sono sinceramente un po' indeciso su cosa prendere da mangiare perché ho pensato, sì, ok, prenderei il Burger King perché proprio c'è fast food proprio sfacciato. Ho anche le piadinerie, appunto, so fast food, ci sono un sacco di tipi di fast food diversi da McDonald's, KFC e Burger King. Quindi mo, vediamo un attimo che cosa c'è e se mi conviene prendermi una piadina per stare un po' più in linea con la dieta, oppure vado a finire comunque super grasso come al solito col Burger King. Ma io spero di no, confido nella mia buona fede. Andiamo su Deliveroo, va? Beh, ovviamente qui che cosa c'è? Burger King, KFC appunto e McDonald's, ovviamente. Però vedi, mi ha letto questa consegna gratuita. Bah, vediamo così per curiosità cosa prendere del Burger King. Allora, deve essere un solo prodotto. Questo è un menù, però io un... cioè, forse prenderei un wrap. Ah, ecco, wrap singoli. Sì, forse prendo un wrap, sapete? Piedine di mais con ripieno di pollo, croccante, maionese, formaggio e pomodoro. Ma sì, io prendo questo, raga. Dai, sì, secondo me si può fare, raga. Piedina di mais con ripieno di pollo grigliato, maionese, formaggio, raffette e lattuga croccante. A few moments later. Ta-da! È arrivato. Devi provare a fare questa scoperta che non l'ho proprio mai mangiato. Mi sono un po' curioso, che ve dico. Ovviamente sono proprio sprovvisto anche di acqua, sì, mangerò e via. Anche perché sono fatte tipo le 8 e 10. Ma come sto mangia sto fresco? Decisamente questa non è una cosa che mi sazierebbe normalmente, però... secondo me è super sano. È una delle cose più sane che si può trovare dentro al Burger King. Anche perché c'è, cioè, tipo l'unica cosa è la salsa alla maionese, ma ce n'è veramente pochissima, mi posso assicurare. Infatti secondo me il problema di questo coso è che rimane un po' troppo secco. Però sto contento perché comunque ho preso sì dal Burger King, però è alla fine una piadina col pollo. Lasciamo perdere i miei capelli, perché cioè, sono più incasinati della mia vita in questo momento. Che è giusto dire. Però adesso ho soddisfatto una cifra. A volte manco conviene prendere tipo solamente i panini del menù tipo del Mac o... ma di qualsiasi cosa, anche del Burger King o del KFC, perché cioè con 2 euro in più c'è le patatine e c'è la Coca-Cola. Quindi tanto vale. Però secondo me dentro a sto fresco c'è sta troppa insalata e troppo poco pollo e pomodoro. Tipo domani mattina, raga, mi sveglierò che avrò una fame bestiale, sicuro. Minimo ne devo mangiare 4 questi così. Però raga, riparti col pollo, sono bruttite, eh. Per tutti quelli che stanno a dieta, raga, se volete fare i bravi, proprio dovete capire per forza al Mac o al Burger. Fidatevi di me, fidatevi di Zio Kevin, fidatevi Rob, che so buoni, sono molto più sani ovviamente del panino. Sta challenge fatale, cioè, puoi mangiare solamente una cosa di tutto,
Cioè, ti disturba veramente l'anima, raga, non avete idea. Ho voluto anche evitare di prendere la Coca-Cola perché, insomma, nello sgarrare volevo essere quantomeno bravo e quantomeno evitare bibite gassate. Ma vabbè, diciamo che anche oggi si sta dietro domani. Ragazzi, il video finisce qui, mi raccomando, fatemi sapere se il video vi è piaciuto con un pollice in su e un commento. E consigliatemi secondo voi che altri video dovrei fare, perché non si sa mai, mi ispirate molto più di quello che pensate. Anzi, mi avete dato delle ottime idee per dei prossimi video. Quindi se potete dare consigliazioni a Kevin, so bene accetti che vi dico. Vi ricordo inoltre che se ancora non siete iscritti a questo canale, vi dovete iscrivere, dovete andarmi a seguire su Instagram e dovete andarvi a comprare la vostra maglietta e scandalo, che trovate il link qui sotto nell'info box. Vi mando un grandissimo bacio, noi ci vediamo molto presto in un nuovo video. E niente, ciao!